Va ora in onda Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper. Gentili radioascoltatori di Radio Science TV, buonasera, benvenuti al nostro programma di approfondimento Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Sono le 19.02 in onda, lo ricordo ancora, solamente qui dal network Science, vale a dire anche quindi con tutte le emittenti radiofoniche di taglio locale collegate a reti unificate. Io sono Massimo Bonella, la conduzione qui dalla testata giornalistica di Pianeta Oggi TV da Venezia. In collegamento Skype da Pordenone abbiamo Alviano Appi, che ci presenterà a sua volta l'ospite, che è collegato da un'altra regione d'Italia, poi ce lo faremo dire. È un ospite anche molto interessante, molto importante, quindi rimanete sintonizzati. E quindi la regia centrale di Treviso con Rosario Moreno, quest'oggi di turno. Ricordiamo che abbiamo anche poi la regia a Modena, insomma una trasmissione che si è rinnovata. Come sapete andiamo in onda adesso solo qui da questa emittente, ecco, noi per carità siamo più che contenti se altre emittenti radiofoniche, anche terrestri, ci vogliono ospitare. Per carità, noi siamo aperti a qualsiasi collaborazione gratuitamente, senza sponsorizzare, senza niente di tutto questo, zero commerciale. A noi ci interessa far passare un messaggio molto chiaro, che è quello di dare la voce a tutti quei soggetti che lavorano a favore della vita del nostro pianeta, o meglio per la tutela della vita del nostro pianeta, visto che è in pericolo, che è minacciata, come sentite anche ultimamente questi rumori di guerra, no? Nel mondo. Ecco, ci domandiamo, questa umanità dove sta andando? Bene, noi non siamo più in onda sull'altra emittente terrestre friulana per motivi indipendenti dalla nostra volontà, e questo ci tengo a sottolinearlo. E allora diamo subito ora la parola ad Alviano Appi, che vedo già pronto in postazione con il suo ospite. Allora Alviano, a te la parola e noi ci sentiamo al termine. Prego Alviano. Grazie Massimo, grazie sempre per lo spazio che ci dedicate. Un buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Questa sera parleremo un poco di legalità con una persona che è stata diverse volte ospite, ma che noi ospitiamo volentieri perché diciamo ha un osservatorio privilegiato per parlare di questi temi. Parlo del caporedattore della rivista Antimafia 2000, Aaron Pettinari, che ringrazio di aver accolto il nostro invito. Ciao Aaron, grazie per essere qui con noi stasera. Ciao, buonasera Alviano, buonasera a tutti quanti gli ascoltatori. Allora, la prima cosa che ti vorrei chiedere, Aaron, il 17 novembre scorso è morto Totò Riina. Dalle impressioni che avete voi, che siete degli addetti ai lavori, potremmo dire 24 ore su 24, quali scenari si aprono adesso sul fronte dell'organizzazione mafiosa? Che cosa può succedere? Che impressioni avete? Ma, diciamo immediatamente questo: sicuramente la morte del capo dei capi, di Salvatore Riina, in Cosa Nostra, segna
dal punto di vista storico una sorta di spartiacque. È chiaro che fatto è morto il boss stragista Salvatore Riina. Dobbiamo ricordare la storia criminale di Salvatore Riina. Dopo Bernardo Provenzano muore quindi quello che veniva ritenuto e veniva considerato sia dai mafiosi ma anche dagli addetti ai lavori come il capo mafia proprio attuale. La presenza di Matteo Messina Denaro, Riina era ancora ritenuto il capo mafia attuale, cioè di fatto lo dicono le stesse inquirenti, le stesse intercettazioni telefoniche, senza il benestare di Salvatore Riina in qualche maniera Cosa Nostra non si sarebbe mai potuta riorganizzare o comunque dare non si sarebbe potuta avere delle nuove direttive. E ci sono intercettazioni telefoniche tra boss e mafiosi che proprio dicono: finché non moriranno Provenzano e Riina, questo era qualche anno fa, proprio nei momenti in cui Provenzano stava male, si diceva là di luce non se ne vede, dicevano i boss. Questo cosa significa? Significa che in qualche maniera comunque Cosa Nostra doveva sottostare a delle regole che erano state date in passato e poste dalla mafia corleonese, che è quella che aveva vinto la guerra di mafia, appunto, che aveva visto l'ascesa dei corleonesi proprio negli anni Ottanta e che aveva portato poi anche alla stagione delle stragi. In qualche maniera da allora, dai tempi diciamo delle stragi del 92 e del 93, la commissione provinciale di Cosa Nostra non si era più riunita. Avevano provato nel 2008 i boss mafiosi a ricreare una sorta di cupola per organizzare quantomeno gli affari, la rete degli affari, o prendere appunto le decisioni più importanti, ma proprio i boss dicevano: attenzione, perché fino a quando non viene destituita la vecchia non possiamo crearne una nuova. E così in questi anni abbiamo visto un avvicendarsi diciamo nelle varie operazioni antimafia di questi anni abbiamo visto un tentativo di riorganizzazione parziale delle cosche, almeno per quanto concerne proprio appunto il diramare e risolvere diciamo queste questioni più delicate, che possono essere appunto gli affari o decidere omicidi e quant'altro. Ci si organizzava magari in maniera diciamo non con una vera e propria commissione, ma c'erano comunque delle riunioni di vertice, ma in maniera più ristretta, diciamo, ecco. Non possiamo dimenticare proprio che, per quanto riguarda la vicenda, per esempio, della condanna a morte del magistrato Nino Di Matteo, il collaboratore di giustizia Vito Galatolo, proprio colui che ha svelato i dettagli del piano di morte, raccontava di come nel 2012, quando ci sarebbero stati le varie riunioni diciamo per deliberare, per decidere come uccidere il magistrato Palermitano, ha raccontato come proprio le parole di Riina nell'anno successivo, quando sono emerse, sono state prese come un avallo a quel piano di morte che era stato portato avanti da Matteo Messina Denaro, sponsorizzato. Senti, da Matteo Messina Denaro. Senti, con Riina, stando alle parole di Salvatore Borsellino, se ne va una cassaforte di segreti, simile a quella che c'era il giorno che lo hanno arrestato e che le forze dell'ordine poi non hanno curato andare a prelevare, che è rimasto per diverse settimane diciamo lasciato nelle mani dei malavitosi. Allora se ne va una grande quantità di segreti, ma in qualche modo c'è la percezione che ci possano essere ancora dei capi di spicco, forse Graviano, non lo so, che possono ancora rivelare cose importanti
per i magistrati e quindi io direi per i cittadini, perché senza una profonda legalità questo paese non sarà mai veramente libero, non avrà mai un'economia libera ed efficiente. C'è qualche cosa che ancora si può sperare o è un capitolo chiuso? Ma io non credo che il capitolo sia chiuso. Certo, dobbiamo prendere atto di quelli che sono stati fatti di questi anni. Toto Riina con sé ha portato via sicuramente numerosissimi segreti. Hai citato l'episodio della cassaforte che è stata portata via dal suo covo immediatamente nei giorni successivi, presumibilmente il suo arresto, quindi nel gennaio del 93. Dobbiamo ricordare che per lungo periodo quel covo non è stato mai oggetto di perquisizione per oltre 15 giorni, quindi significa che i boss hanno avuto tutto il tempo di ripulirlo, tanto che quando poi la perquisizione è stata fatta gli inquirenti trovarono addirittura le pareti imbiancate, appunto questa cassaforte smurata. Collaboratori di giustizia ci dicono che quei segreti che erano nascosti nella cassaforte sono stati consegnati a Matteo Messina Denaro, quindi il super latitante, latitante dal 1993, boss trapanese, l'ultimo stragista in libertà. Resta il dato di fatto che quella stagione, diciamo, delle stragi, stagione di trattative che è maturata tra il 1992 e il 1994 è stata poi portata avanti anche da altri soggetti che sicuramente erano al corrente tanto quanto Riina, perché Riina viene arrestato nel 93 ma la trattativa va avanti, quindi gli interlocutori cambiano. Al processo a Palermo ci sono soggetti come Bagarella, sotto inchiesta c'è Graviano, ci sono i fratelli Graviano che sicuramente potrebbero dare un contributo qualora decidessero di pentirsi o collaborare con la giustizia. Certo è che i segnali in questo senso non sono dei più positivi. Se avessero voluto parlare probabilmente l'avrebbero già fatto. Prendiamo chiaramente quelle che sono state le intercettazioni ambientali in carcere di Giuseppe Graviano, che qualche elemento di quello che lui sa hanno fatto intendere, ma anche dobbiamo prendere per buone le parole che lui ha detto in aula al processo dell'Utri qualche anno fa, quando di fatto fece chiaramente capire che qualora non ci sarebbero state le novità sul fronte del tema carcerario, avrebbe anche potuto dire qualcosa di quello che sapeva di quella stagione stragista. E cosa può rivelare Giuseppe Graviano? Lo capiamo se andiamo a rivedere le dichiarazioni del suo braccio armato, Gaspare Spatuzza, comunque, a cui aveva rivelato proprio nel gennaio del 94 al Bardoni che era stato raggiunto presumibilmente un accordo con alcuni soggetti politici emergenti che erano stati ottenuti facendo riferimento chiaramente a Marcello Dell'Utri e a Silvio Berlusconi, che in quel momento si stava preparando per scendere in campo. Questo sì, è quello che ci racconta Gaspare Spatuzza, ma a mio avviso il contributo di verità, forse più per quello vero, quello più fondamentale, non deve venire dai collaboratori di giustizia o dai pentiti, dai cosiddetti mafiosi, ma sarebbe opportuno che uomini di Stato raccontino e dicano la verità anziché trincerarsi dietro deprecabili silenzi. Io Graviano, se abbasso la facoltà di non rispondere al processo di trattativa, ma da lui non mi aspettavo nient'altro che questo. Sarebbe bello che uomini di Stato, purtroppo troppi ce ne sono stati, che hanno fatto finta di non ricordare, di non sapere, di non aver visto nulla, insomma, durante questi anni di processo. Possiamo ricordare anche, a proposito di quello che stai dicendo, che Salvatore Borsellino diceva che un grande ostacolo al raggiungimento della verità è stata la distruzione delle intercettazioni di Napolitano, perché se fossero state rese pubbliche si avrebbe potuto capire quali erano gli indicibili accordi di cui scrisse il suo
consigliere personale politico D'Ambrosio. Effettivamente, però, c'è quasi l'impressione che sia più facile che si penta o che collabori un mafioso di qualsiasi livello questo sia, piuttosto che un politico, un alto funzionario dello Stato. Senti, in effetti, sembra di capire anche dal ritrattamento della, cioè non un ritrattamento, della sospensione delle dichiarazioni di Graviano, che adesso si attende che cosa farà la politica in Sicilia. Ha vinto comunque la destra, Forza Italia, eccetera, e sembra quasi che si stia aspettando se si può ottenere dalla politica quei trattamenti di favore sul 41 bis. Adesso ci si sta aspettando proprio una collaborazione ulteriore con la politica, o no? Mi sbaglio. La sensazione che abbiamo, leggendo i fatti che sono avvenuti in questo periodo, ultimamente si sta ritornando moltissimo a parlare di 41 bis, si è tornati a parlare del pentitismo, si parla di concorso esterno in associazione mafiosa, di rivedere anche il reato di 416 bis, quindi l'associazione mafiosa. Ci sono tante cose che sono in ballo in questo momento dal punto di vista legislativo e quant'altro. Io segnalo questo: i primi di settembre c'è stata una circolare interna al DAP in materia proprio di 41 bis. Forse è meglio che spieghi chi è il DAF. Il DAF è il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria. Di fatto, in questa circolare si parla delle 41 bis, dando una serie di direttive in materia di come diciamo applicare questo regime carcerario, e rispetto a quella che era la normativa al momento della sua prima attuazione, decisamente sono numerosi i cambiamenti che ci sono. Diciamo che è molto più annacquato rispetto a quello che c'era in origine, in principio. Da una parte può essere anche comprensibile, però dall'altra mi viene da dire che, per come è oggi il regime di carcere duro, forse non è un caso che non ci sono più nuovi collaboratori di giustizia. C'è un dato che in questo momento sul piano politico si sta parlando proprio di togliere regimi, o comunque intervenire in materia di 41 bis e intervenire in materia intervenire sull'ergastolo, che poi questi erano i temi che erano scritti nel papello dei mafiosi 25 anni fa. Il papello di Rina non è un caso, dico io, o perlomeno appare sicuramente singolare che ritornano a 25 anni di distanza di nuovo questi temi sul piatto dell'agenda politica del paese. Sicuramente c'è un'area di attesa rispetto alla mafia, che sta monitorando evidentemente quella che è la discussione politica in questo momento, visto che sono ritornati questi temi, come dicevamo poco fa. C'è stato il voto in Sicilia, c'è un ritorno alla ribalta di soggetti che erano presumibilmente stati, a cui era stato chiesto di rispettare determinati patti. Probabilmente si sta aspettando cosa la politica voglia fare. In tutti questi anni c'è stato un continuo, diciamo, se andiamo a vedere le varie leggi, normativa di antimafia che sono state effettuate, diciamo che c'è stato un gioco al ribasso rispetto a determinate leggi. Penso per esempio a quella sui pentiti. Tu parli di annacquamento del 41 bis, ma anche mi sembra nelle intercettazioni. Adesso la nuova legge sulle intercettazioni, anche questa mi sembra sia un gioco al ribasso da parte della politica.
anche sulle intercettazioni sicuramente sì, ma lì il problema è molto più ampio e riguarda un gioco al ribasso. Proprio oggi ne ha parlato il procuratore capo di Palermo, Franco Lovoi. C'è stata un'operazione polizia giudiziaria con 25 arresti nel mandamento mafioso di Resuttana, e proprio oggi il procuratore capo di Palermo sottolineava come in materia di intercettazioni telefoniche restringere, diciamo, il campo delle intercettazioni in qualche maniera, quindi rendere non tutte quelle che vengono applicate, non tutte utilizzabili o non tutte messe a disposizione degli investigatori, in questo caso dei magistrati, che poi sono coloro che coordinano le indagini, può rendere anche dal punto di vista investigativo un problema, perché di fatto in materia di intercettazioni c'è un doppio binario: da una parte limitando, diciamo, l'utilizzo delle intercettazioni, l'inserimento di determinate intercettazioni nelle ordinanze, si cerca di evitare che in particolare la stampa possa far venire la luce, o comunque far emergere e mettere nella pubblica piazza alla cittadinanza determinate intercettazioni. Si parlava in passato addirittura di che queste nelle ordinanze devono essere messe solamente sotto forma di sintesi e non in forma integrale. Questa per fortuna sembra che è stata rigettata questa idea della sintesi. Però resta il fatto che in materia di intercettazioni si voglia comunque legiferare, sia per appunto contenere, quindi si rischia di minare la libertà di stampa e di informazione, perché a nostro avviso, per esempio, se non avessimo delle intercettazioni, perché per togliere, diciamo, eliminare dalle ordinanze quelle intercettazioni che sono irrilevanti, però dal punto di vista della libertà di stampa, che cos'è che è irrilevante? Ci sono delle intercettazioni telefoniche che non sono rilevanti per quanto riguarda il reato, la tipologia del reato che viene contestato, ma sono rilevanti per l'opinione pubblica. Penso un caso su tutti, quello dei due imprenditori che ridevano all'Aquila dopo il terremoto dell'Aquila, a poche ore, a pochi minuti, adesso non mi ricordo bene, dal terremoto. Quei due imprenditori non stavano commettendo un reato in quella telefonata, però è chiaro che da un punto di vista sociale, etico, stavano facendo qualcosa di assolutamente deprecabile, e è giusto che certe intercettazioni siano emerse con forza. Ma poi ci sono anche decine di altri casi come questo. Io credo che in materia di intercettazioni telefoniche bisogna stare molto attenti a legiferare, sia in materia, proprio perché si sta dando un potere che non ai magistrati ma a determinati investigatori di decidere arbitrariamente ciò che è rilevante o ciò che non è rilevante, e così facendo si mette anche a repentaglio, vengono messe a repentaglio anche delle indagini. Oggi appunto Lovoi spiegava come ogni intercettazione era legata a quella successiva, e in realtà il quadro complessivo si capiva solamente avendole tutte a disposizione. Se non fossero state analizzate complessivamente e quindi singolarmente, c'era fortemente il rischio che un'intercettazione sembrava irrilevante, quindi scartata e quindi messa da parte, e quindi non avrebbe potuto permettere un approfondimento investigativo, che invece poi c'è stato. Allora, quindi da una parte c'è il rischio per le indagini e per le investigazioni, dall'altra secondo me c'è il rischio grave, gravissimo, che venga minata la libertà di stampa, la libertà di informare i cittadini su fatti che fanno paura, e fanno paura non tanto ai mafiosi, ma fanno paura chiaramente a politici corrotti, a soggetti, diciamo, delle istituzioni che non vogliono vedere minato il proprio potere, la propria credibilità, il proprio ruolo. Certo. Senti, ultimamente Buscetta si era rifiutato di fare a Falcone
il nome di personalità politiche perché diceva che la nazione non era pronta ad accettare quei nomi come persone che fossero in qualche modo colluse con la mafia. In tra virgolette Andreotti, per dire, e non solo. Oggi emergono dalle indagini sia in Sicilia che in Calabria ruoli sempre più numerosi della presenza di servizi segreti, apparati delle istituzioni, uomini della politica, del Parlamento, elementi come Gladio, massoneria, sempre di più vicini come ombre al ruolo delle grandi organizzazioni mafiose, mafia, Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra, Sacra Corona Unita. E a chi ci ascolta, abbiamo ancora qualche minuto, 2-3 minuti, cosa puoi dire di effettivamente di vero, di profondo che sta emergendo in questo campo? Ma diciamo questo, le criminalità organizzate, le mafie italiane si sono sempre contraddistinte per il loro rapporto diretto con altri gangli di potere. E questo riguarda tutti quanti i settori, quindi parlo del potere politico, parlo del potere economico, parlo del potere finanziario, di quello imprenditoriale, proprio perché si fa forte del proprio potere, che è quello dell'intimidazione, ma di essere anche potere, di avere un potere militare. In più ha cambiato ha creato, diciamo, in questi anni le indagini, in particolare quelle di Reggio Calabria, ma in passato c'erano state indagini anche in Sicilia, penso alle indagini, l'indagine archiviata, sistemi criminali, avevano evidenziato proprio come ci fosse un come si debba ragionare in termini di criminalità organizzata con la presenza di un sistema criminale integrato, dove tutti questi soggetti, tu hai citato massonerie, la massoneria, hai citato servizi deviati o comunque in qualche maniera comunque soggetti, chiamiamola così, soggetti anche istituzionali, si trovano a parlare proprio all'interno della massoneria stessa, che probabilmente è il luogo in cui si incontrano tutti quanti questi, questi soggetti, per poi portare avanti i propri affari, i propri interessi, ognuno secondo quelli che sono i propri singoli interessi. Questo è quello che sta emergendo con le indagini di Reggio Calabria, 'Ndrangheta stragista, ma anche con altri tipi di indagine sempre a Reggio Calabria, dove è evidente la presenza, diciamo, della massoneria, della mafia all'interno della massoneria. Ci sono testimonianze che parlano di questo, che raccontano di questo. Penso da ultimo proprio le dichiarazioni dell'ex Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, Giuliano Di Bernardo, che è stato al vertice dell'organismo massonico tra il 1990 e il 1993, proprio negli anni caldi, che ha parlato proprio di questi di queste infiltrazioni delle mafie all'interno della massoneria, che la massoneria, attenzione, la massoneria non è un ente illegale, diciamo che dopo lo scandalo della P2 in particolare erano state diciamo si era cercato di far sì che le logge fossero alla luce del sole, fossero, diciamo, tra virgolette legalizzate. Ma qual è l'allarme che lancia Di Bernardo? Che nonostante lo scandalo della P2 era venuto alla luce con la legge Spadolini-Anselmi,
sono continuate a essere create una serie di logge coperte, ed è qui che si incontrano tutti quanti questi settori. E poi oggi abbiamo collaboratori di giustizia che ci dicono di queste cose, addirittura intercettazioni telefoniche di boss che dicono, per esempio, boss calabresi che dicono: oggi l'andrangheta non è più quella bassa, ma è quella, oggi l'andrangheta, la massoneria, la vera andrangheta, che ha a che fare, che entra quindi in qualche maniera in quelle stanze dei bottoni. Questo è il problema, diciamo, che noi oggi abbiamo di fronte a una criminalità organizzata che sta cambiando pelle, che fino ad un certo punto fa affari con soggetti istituzionali, quindi fa affari anche con lo Stato, ma forse anzi diventa ancora qualcosa di più e si fa direttamente Stato. Esatto. Senti, in un minuto, così, è forse una cosa che la chiedo da dentro di te più che dalle cose che conosci. La società civile, noi capiamo quali devono essere il ruolo delle forze dell'ordine, quale dovrebbe essere il ruolo dell'informazione, il ruolo dei magistrati e in tutte queste vicende di illegalità, ma il ruolo della società civile per te, in un minuto proprio, che cosa potresti dire che può fare la società civile? La società civile ha un ruolo fondamentale, fondamentalmente Giovanni Falcone, per sconfiggere la mafia non serve l'impegno straordinario di pochi, ma l'impegno ordinario di molti, e per molti intendeva tutte componenti di quello che è lo Stato, quindi le istituzioni, quindi sicuramente anche l'informazione. Il mondo dell'informazione ha un ruolo importante, preponderante, perché in virtù di quel diritto dovere di informare ed essere informati. Ma poi c'è un ruolo fondamentale che lo recita sicuramente la scuola, con il tentativo di di istruire le giovani generazioni rispetto a temi e tematiche che sono così importanti, come quelli della legalità, della giustizia, della lotta alla mafia, della lotta alla corruzione, dell'educazione civica. Cosa può fare la società civile rispetto a questi grandi temi? Questi grandi temi non sono lontani da noi. Innanzitutto non si deve lasciare questa lotta, e forse questo è stato il problema più grande in tutti questi anni, alla sola magistratura. Lotta che deve essere quindi portata avanti a più livelli, in particolare della politica, e il cittadino deve fare proprio questo: pretendere che la politica si occupi di queste cose, si occupi di lotta alla mafia, si occupi di lotta alla corruzione. Se non lo fa, bisogna avere il coraggio di cambiare e quindi scegliere altri soggetti che fino a questo momento hanno tradito quella eventuale promessa, ammesso e non concesso che l'abbiano mai fatta, di contrastare questi fenomeni. Questa è la prima scelta, il primo fatto. Oltre a quelle, potrei dire, dell'azione quotidiana. Comunque significa non voltarsi dall'altra parte, non è solamente partecipare, diciamo, al momento delle elezioni e scegliere il politico al momento delle elezioni. Sicuramente quello è il momento di maggior potere, tra virgolette, finché ce lo daranno, perché diciamo che da qualche anno a questa parte non possiamo nasconderci dietro un dito, ce lo stanno sempre più togliendo, ma partecipando attivamente a quella che è l'attività politica, l'attività sociale. Quindi penso alla partecipazione nelle piazze, nei momenti in cui le cose non vanno. C'è stato un anno fa, esattamente ieri abbiamo celebrato un anno dal referendum costituzionale. Quello è stato un momento di grandissima partecipazione sociale, politica, dove si è dimostrato che comunque, quando vuole il cittadino, i cittadini italiani sanno essere presenti
nella scelta del proprio futuro. Ecco, questo non si deve interrompere ad un anno di distanza, bisogna andare avanti in questa direzione per far sì che la Costituzione venga mantenuta e venga soprattutto applicata. Per farlo bisogna far sì che la lotta politica sia portata avanti, ci deve essere appunto, ripeto, la partecipazione attiva da parte dei cittadini e ci devono essere poi le libere scelte di ognuno nel dire no a determinati, perché poi dopo le scelte del singolo diciamo si ognuno sommano. Di noi si sommano, perché chiaramente di fatto il singolo, ognuno di noi sarà sottoposto a fare delle scelte di fronte a fenomeni di questo tipo, o può essere sottoposto a delle scelte di fronte a fenomeni di questo tipo. Faccio un esempio per tutti, per concludere, se ognuno di noi fa qualcosa si può fare molto, diceva Pino Puglisi. Dal momento in cui una società civile, un cittadino qualsiasi, decide di rispettare delle regole semplici per il bene di tutti, faccio un esempio come quello del: se tutti noi decidiamo arbitrariamente di evadere le tasse, o quantomeno fare l'evasione fiscale, accettiamo favori, il lavoro in nero, eccetera, 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 tutta una serie di componenti di questo tipo, ci rendiamo conto che si crea un bug all'interno della nostra società. Bisogna far sì che ci sono delle regole e che non si accettino, diciamo, che queste siano rispettate nella misura in cui diciamo poi a favorirne tutta quanta la cittadinanza. Mi rendo conto che in tempi come quelli di oggi, in cui c'è crisi, non c'è lavoro, tutto questo diventa molto difficile di fronte a uno Stato per lo più assente rispetto a tanti problemi che si hanno la cittadinanza. Allora a quel punto ritorniamo al punto di partenza che abbiamo detto: bisogna scegliere delle nuove figure che sappiano mantenere le promesse che vengono fatte. Se queste non vengono fatte, comunque sia bisogna partecipare all'attività sociale e politica. Non si può certamente essere assenti da questa, e quindi tantomeno, per esempio, non andare a votare, secondo me, è il più grande errore che si possa fare di fronte a una società che in questo momento non cambia. Certo, quindi noi lasciamo il nostro pubblico con l'invito comunque a informarsi e a partecipare, Grazie Aaron della disponibilità, grazie molte, siamo assolutamente in scadenza del tempo. Io ripasso la linea a Massimo Bonella dopo aver ringraziato tutti per l'ascolto che ci avete dato. Buonasera. Buonasera, grazie a voi. Bene, grazie. Allora ci ritroviamo col collegamento da Venezia, qui dallo studio di Pineta Oggi TV. Quindi ringrazio Alviano Appi da Pordenone per la conduzione, altresì il suo ospite importante che ci ha fatto delle riflessioni veramente, il caso di dire, da meditarci sopra. Ecco, lui è Aaron Pettinari, caporedattore della testata giornalistica antimafia2000.com di Palermo. Bene, prima di chiudere, allora vi ricordo che non ci sarà la replica del notiziario Istria oggi alle 45, ma bensì troverete la nuova edizione domani a questo orario, quindi non mancate. Subito dopo la trasmissione di approfondimento, Spazio Aperto, che ricordo si parlerà di ufologia con Pier Giorgio Caria, importante reportagista, documentarista. Alle 19.40 chiudiamo qui Pianeta Oggi, eventi nel mondo, grazie alla regia centrale a Rosario Moreno quest'oggi di turno. Naturalmente sempre un ringraziamento a Paolo Gavasso, che è, come dire, di riserva, che in caso di problemi può intervenire anche lui. Una trasmissione, ripeto, rinnovata, questa che andrà in onda sempre tutti i martedì a partire dalle ore 19 qui da Radio Science TV ed emittenti online collegate a reti unificate. Da Massimo Bonella l'augurio di un buon proseguimento con i nostri programmi. Avete ascoltato Pianeta Oggi, eventi nel mondo, a cura di Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper.